Diamo il benvenuto a Enrico Trassinelli, Managing Director di Dianzea Finance Italia, al quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando il 2019 e poi capire da lui, dato che il tema di quest'anno del Salone è quello della sostenibilità, come interpretate questa tematica? Allora, noi il tema di 2019 sta andando direi bene, ovviamente stiamo tutti pagando un po' il 2018, che è stato deludente per tanti gestori. Noi siamo convinti che il futuro sul risparmio gestito sia super roseo nei prossimi 10-15 anni. Vediamo tutti il miglioramento, vediamo più gestito, penetrato sulla clientela retail, una migliore qualità della consulenza e tanto risparmio che oggi non è gestito che sarà gestito. Quindi non stiamo certo a guardare all'inizio del 2019 e soprattutto non stiamo a fare una foto soltanto al 2018. Quindi diciamo che anche a livello di mercato non ci aspettiamo grandi disastri, siamo davanti comunque a un mondo che cresce, il PIL mondiale cresce, le aziende hanno di cosa fare utili, quindi tutto sommato non vediamo sinceramente dei grossi rischi che non siano quelli di breve termine. Quindi onestamente sia come industry sia come gestione non siamo assolutamente preoccupati. Merito invece la sostenibilità? Ah, per quanto riguarda la sostenibilità chiaramente sta diventando una grossa arena, ovviamente dobbiamo depurare, no? Perché a livello di comunicazione è molto interessante il tema. E si va sempre a finire però sui mercati finanziari, no? Perché hanno delle leggi molto cattive e sinceramente guardano anche abbastanza poco l'aspetto della sostenibilità, però onestamente tutto ciò che serve a meglio proporre, a fare cultura del gestito, ben venga, quindi la sostenibilità sicuramente rientra in questo tipo di tematica. Noi stessi come Dianzea Investments abbiamo iniziato a fare con un team interno, già staffato bene con 4 gestori, abbiamo trasformato, affiancato lo screening sostenibile a dei fondi preesistenti, un fondo globale azionario Global Leaders, un fondo obbligazionario Corporate European Bond Opportunities e un fondo che investe sulle infrastrutture europee, anche quello è stato affiancato allo screening finanziario e allo screening sostenibile. Quindi benissimo che noi siamo convinti, ricordandoci che siamo sui mercati finanziari, che quindi le cautele del caso devono rimanere.